Ciao, sono Kirsty Mickey Nail Nails. In questo video vi mostrerò come fare un bellissimo design in acrilico e con un disegno a mano libera. Per fare questo design andrò ad usare il metodo sculturale. Oggi ho iniziato a preparare l'unghia, quindi ho rimosso la lucidità dalla superficie. Ora vado ad applicare la cartina. Rimuovete la linguetta, applicatela al centro e piegatela leggermente. Poi vedete come calza la cartina all'unghia. Bene, ora vado a smuoverla e la chiudo in punta. Una volta soddisfatti, chiudete il resto della cartina in modo che calzi bene. Vado a disidratare l'unghia con il disidratatore per unghie, poi, una volta asciugato ed evaporato, andiamo ad applicare il primer senza acido. Vado ad usare il liquido acrilico Max Adhesion e parto con usare la polvere trasparente. Vado a fare questa parte del design molto fine, scivolando sopra l'unghia naturale. Questo servirà solo a dare un po' di forza all'unghia. Vado a fare questo strato davvero molto sottile. Andremo a realizzare un'unghia ballerina. Ora vado ad usare il colore Warm Beige. Mettetelo al centro dell'unghia. Picchiettate il retro della pallina di prodotto. Voglio che otteniate una smile line a chevron curvato. Al momento è tutto ciò su cui mi concentro. Uso la punta del pennello per scorrere sui lati. Preleviamo un'altra pallina di prodotto e adesso andiamo a lavorare nella zona cuticole. Punto il dito verso il basso e spennello sulla superficie della pallina di prodotto che ho appena applicato. Mi assicuro inoltre di aver costruito una bella bombatura. Ora vado ad usare Diamonds Are Forever. Inizio a lavorare su un lato. Ne applico uno strato sottile, un lato per volta. Una volta che inizia a fissarsi, vado ad usare lo spot swirl. Poi lo intingo nella polvere e adesso vado a realizzare il mio design. Uso quindi lo spot swirl per fare questi buchi. Poi vado a fare la stessa cosa sull'altro lato.
Ora vado ad applicare il trasparente e mi assicuro che la pallina che applico sia abbastanza bagnata. Questo perché mi devo assicurare che si adagi bene tra tutti questi spazi che abbiamo creato. Poi ho applicato uno strato di acrilico per dare più forza. Lasciate che si asciughi un po' prima di andare a posizionare la pinza. In questo modo andiamo a donare una bella curva C. Una volta asciutto potete andare a rimuovere la cartina. Poi vado a limare, seguendo la stessa routine di limatura di sempre. Faccio prima i lati, devono essere belli dritti. Ora vado a passare il buffer. Pulite con l'acetone puro, che aiuterà a pulire l'unghia e a sciogliere leggermente lo strato superficiale. Pulite anche sotto l'unghia. Poi, con un po' di vernice acrilica nera e un pennello per dettagli, andiamo a contornare queste fessure che abbiamo creato, in maniera molto random. La cosa bella di questo design è che non deve essere perfetto. Volete che sia abbastanza ondulato e che il pattern sia uniforme. Estendetevi fino alla zona cuticole. Assicuratevi che il vostro design a mano libera sia asciutto. Una volta asciugato, possiamo andare a finire e sigillare con un po' di Mega Gloss. Assicuratevi di fare bene le cuticole, senza inondarle. Poi catalizziamo sotto la lampada per un minuto. Ora possiamo andare ad applicare un po' di olio per cuticole che andiamo a strofinare bene tutto attorno. Volendo potete fare questo design anche usando una tip trasparente, ma io ho voluto mostrarvi il metodo sculturale.